Presentata dal sindaco Martino Tamburrano, la nuova squadra di assessori coinvolti per i prossimi 5 anni di mandato a lavorare per la cittadina. Si tratta di Antonio Viesti, Gaetano Castiglia, Antonio Cerbino, Salvatore Fuggiano, Raffaele Gentile, Giuseppe Marraffa e Giancarla Zaccaro. Fra le priorità di Tamburrano, la battaglia per riavere i posti letto all'ospedale Pagliari. Noi ci stiamo, lo abbiamo fatto in questi 5 anni, lo abbiamo dimostrato, adesso vogliamo continuare con questo impegno nella consapevolezza che il Paese si interessi di più, conosca di più quello che facciamo. E soprattutto in una trasparenza che ormai è richiesta un po' da ampie fasce di questo Paese. Noi l'abbiamo già adottata, vorremmo che i nostri atti fossero più cristallini possibile e soprattutto penetrassero in ogni famiglia. Adesso abbiamo l'obbligatorio informato, insomma voglio coinvolgere tutto il Paese nel dire quali possono essere le linee di sviluppo migliori per tutti quanti noi. Delega alla pubblica istruzione per Giancarla Zaccaro, unica donna che entra in giunta, componente esterna assieme a Gaetano Castiglia. Un settore delicato dove ci metterò tutto il mio impegno, anche perché è stata dura, quindi cercherò di fare al meglio il mio lavoro, soprattutto perché è un settore, ripeto, delicato, dove ci sono i protagonisti del futuro, che sono appunto i nostri figli, i ragazzi, e quindi è importante sottolineare ed enfatizzare la figura di questi. E soprattutto non sottovalutare neanche i problemi che ci possono essere nelle scuole, quali il bullismo, la dispersione scolastica, quindi questi sono elementi da considerare e da non sottovalutare. La seduta di insediamento è prevista per lunedì prossimo, 20 giugno.